Buongiorno e benvenuti al primo corso di Nozioni fondamentali di geometria razionale. Allora, ricordo a tutti che la parola geometria deriva dal greco ed è formata dall'unione di due parole, la prima è geo, l'altra è metron. Geo significa terra, metron significa misura, e a questo punto si può comprendere bene il significato più esteso della geometria, che significa misura della terra, e più in particolare è la misura di tutti gli oggetti che si possono misurare nella terra. Allora, in questo primo corso io vi enuncerò i concetti primitivi, ossia gli enti fondamentali della geometria, che sono il punto, la retta, rappresentata in un tratteggio iniziale, un segmento, un tratteggio finale per indicarne la lunghezza infinita, ovviamente la semiretta, che a differenza della retta non sarà infinita come estensione sia verso sinistra che verso destra, ma partirà da un'origine e avrà un'estensione infinita verso l'altra estremità. Il piano, il luogo geometrico del piano e lo spazio. Tutte queste definizioni e tutti questi termini che verranno utilizzati acquisiranno un significato ben preciso. Poiché però l'intuizione non basta come fondamento di un metodo scientifico, interviene il ragionamento, cioè l'elaborazione dei dati forniti dall'intuizione e dall'esperienza. In questa maniera possiamo definire la geometria razionale. La geometria razionale essenzialmente può essere suddivisa in quattro macro elementi che vedremo poi serviranno per la soluzione degli esercizi della geometria stessa. Il primo è l'enunciato. Cos'è questo enunciato? Esso esprime il concetto dell'implicazione da verificare. Successivamente, l'ipotesi o hypothesis in inglese. Tant'è che molti insegnanti delle scuole superiori, anziché far scrivere ai propri studenti IP, puntato, fanno scrivere HP. HP sta per hypothesis, che esprimono l'ipotesi e ciò che si suppone vero, e quindi ciò che deve essere poi dimostrato alla fine dell'esercizio. Che cos'è quindi quello che si deve verificare? Una tesi, anche scritta thesis in inglese, TH, TH. E il punto, l'elemento, abbiamo detto, o la parte comunque finale è la dimostrazione mediante la quale si riuscirà, mediante un processo deduttivo, ad affermare la verità della tesi tutte le volte che sono verificate l'ipotesi. Vi ringrazio, vi saluto. Se pensate che il video vi è stato utile e vi è piaciuto, vi invito a cliccare mi piace.
e a condividere con i vostri amici. Ci vediamo alla lezione 2.